Buonasera a tutti, benvenuti alla Galleria d'Arte Contemporanea Statuto 13. Questa sera presentiamo la mostra personale di fotografia di Heinz Schaffner, Under Construction. Mi sentite? No, alziamo il volume. Adesso? Va meglio? Si sente? Ok. Allora, Under Construction, Heinz Schaffner. Heinz Schaffner è un artista di fama internazionale che proviene dal mondo della moda e non solo, anche ovviamente dal mondo dell'arte. La fotografia di Heinz Schaffner è sicuramente ricca di talento dal punto di vista tecnico, dal punto di vista della sofisticatezza, dell'eleganza, della raffinatezza, lo possiamo vedere tutti qui, presente questa sera. Allora, io direi che, direi che la cosa fondamentale da dire è che vi è la permea all'interno dell'opera di Schaffner, l'essenza vera di Schaffner, che è sicuramente il contesto artistico, ma anche proprio quello spirituale dell'artista. Non si sente niente? No? No. Sono troppi bassi. Non ci posso fare così. Così? Così? Adesso si sente meglio? Vabbè. Allora, ritorniamo a noi. Allora, Under Construction è un progetto appunto così denominato perché è work in progress, quindi comunque vi è un proseguo, va avanti, è un continuo divenire. È un progetto molto particolare, infatti questa sera presentiamo nelle sale della galleria i tre punti fondamentali. All'ingresso abbiamo la serie di portraits, che sono appunto le fotografie Polaroid che Heinz ha fatto di questi ritratti di personaggi maschili, che io ho definito, secondo il mio punto di vista, un po' delle divinità dell'Olimpo, nel senso che ci osservano, ci guardano, quasi inconsapevoli che noi li stiamo osservando, e guardandoli a fondo, da lontano e anche da vicino, ci sembra di vedere dei cavalieri d'arme, dei nobili uomini. In realtà la particolarità di questo lavoro sta nel fatto che Heinz li ha vestiti per sua scelta con dei materiali di recupero, dei materiali trovati di uso comune, quindi tubi, cavi, reti, e questo è ciò che rende particolare le foto sicuramente. Vi è una sorta di immagine metafisica, onirica, surreale di questi personaggi che sicuramente ci dà sostanzialmente un po' questa immagine distaccata, elegiaca. Nella seconda sala invece abbiamo il progetto alla mia sinistra, che è quello di Jewels. Jewels è un progetto molto sofisticato, molto raffinato, dove le donne che voi potete osservare si vestono o si svestono dei gioielli che sono manufatti molto ricchi, quindi ambre yemenite, afghane, sono comunque dei manufatti preziosi sia dal punto di vista artistico che dal punto di vista creativo. La particolarità che io vorrei farvi osservare sta nel gioco delle ombre e delle luci. Quando dico ombre e luci, io le unisco in un'unica parola nel caso del lavoro di Heinz, perché l'ombra e la luce fa parte dell'opera d'arte, sono ponderate, vi è un'attenzione molto dettagliata, e effettivamente sono talmente interessanti da questo punto di vista che sembrano quasi delle immagini in 3D. Alle mie spalle continua sempre il progetto di portraits con personaggi che Heinz conosce e che hanno lavorato con lui e lavorano con lui, per poi arrivare al progetto alla mia destra, che è quello del Mali. A proposito di questo progetto, per renderlo un po' più fruibile, vi leggo una... Non c'è più la voce? Si sente adesso? Come va? Meglio. Grazie. Allora, vi leggo un passo che mi ha colpito proprio in questi giorni, perché secondo me rende proprio il senso di quello che è il lavoro del progetto del Mali.
Lo ha scritto Marcel Proust nella Ricerca del tempo perduto. Questa era la sorpresa per te, Heinz. Provavo un senso di stanchezza a sentire che tutto quel tempo, così lungo, solo era stato senza una sola interruzione. Vissuto, pensato, segreto da me, non solo era la mia vita, non solo era me stesso, ma anche che dovevo temerlo ogni minuto accanto a me. Che mi faceva da sostegno, a me che, appollaiato sulla sommità vertiginosa, non potevo muovermi senza spostarlo. Non potevo spostare il tempo. Quindi ecco, questo secondo me è proprio l'incipit per spiegare il senso di atemporalità che è presente nei tuoi lavori sul Mali. Quindi c'è un luogo, ci sono delle persone, ma non c'è un tempo. E questa è la cosa che ha colpito molto me e che è molto evidente. Il viaggio che Heinz ha fatto nel Mali è un viaggio che ha ripetuto più volte e ha conosciuto le persone del posto, grazie alla guida Ibrahim che lo ha portato in giro per il paese, nella terra dei Dogon, assieme ai Peul, ai Bambaren, ai Tuareg, quindi alle popolazioni del posto. Ha avuto modo di conoscerli personalmente, di vedere i landscape, quindi questi meravigliosi affascinanti paesaggi, e di vestirli volutamente con questa gestualità particolare. Qui c'è la novità proprio, vestirli con abiti di alta moda. E questo non è soltanto un gesto qualunque, voluto, ed era nel 1998, quindi comunque antesignano sicuramente. Questo gesto è voluto, è stato proprio lì il cambiamento. Perché? Perché comunque c'era un profondo desiderio di interrompere questo senso di globalizzazione, questo stereotipo di cui noi tutti siamo affetti. Quindi queste persone sono vestite con abiti occidentali, vi è una decontestualizzazione, ma loro sono se stessi, e questa è la particolarità, ci raccontano una storia e sono se stessi. Quindi questo senso profondo di lanciare un messaggio vero e sincero è sicuramente quello che è all'interno del progetto del Mali. E per concludere direi che sicuramente anche gli scritti di Chatwin hanno influenzato molto questo grand tour africano, e ricorda un po' il grand tour di Goethe del Settecento, però in chiave contemporanea. A questo punto vi lascio alla chiacchiera con l'artista e vi ringrazio per essere venuti questa sera. Grazie.